Florida Keys e Key West, uno dei più grandi tesori della terra. Un santuario marino nazionale di 2.800 miglia quadrate, conosciuto per essere uno dei luoghi più belli del mondo, per la pesca e l'immersione subacquea. Troviamo anche la storia, le arti e cibi straordinari e varietà di personaggi tipici. Le Florida Keys sono suddivise in 5 distinti distretti: Key Largo, Isla Mirada, Marathon, Big Pine Key e Lower Keys, oltre a Key West. Questi distretti sono unici, ma uniti insieme da un unico percorso, l'autostrada panoramica d'oltreoceano. Per cui ovunque ti trovi, nelle Keys non sarai mai troppo lontano da ogni altro posto. La vita migliora nel momento in cui arrivi a Key Largo. Con le aspre bellezze naturali delle Everglades a portata di mano e l'incontaminato mondo sottomarino del parco naturale John Pennicam, situato nelle vicinanze, Key Largo è un mondo di contrasti stupefacenti. Le spettacolari barriere coralline e le navi affondate come la Duane, oltre ai 150 metri di boschi di ghisa, fanno di Key Largo la capitale dei subacquei di tutto il mondo. E naturalmente la pesca qui è incredibile. Ma c'è ancora molto di più da esplorare sulla terraferma, dai rifugi naturali e selvaggi, agli artisti locali e dai festival, fino allo storico distretto di Tavernier, Key Largo, dove ogni giornata finisce con la sensazione di essere in paradiso. Immagina due oceani, fianco a fianco, prati verdi a disposizione e la speranza di poter prendere all'amo del pesce. Stiamo parlando del tonno, dell'istioforo e del merlino nel nostro Atlantico e con i permessi di pesca, l'albula volpe e il tarpone atlantico nell'entroterra. Non tutte le persone provenienti da ogni parte del mondo vengono all'Isla Mirada per pescare. E non devi essere un esperto pescatore con la lenza per sollevare un trofeo. Naturalmente, con tutte queste specie e questa bellezza, quest'area è un paradiso per i subacquei. Quando poi finalmente riemmergi, puoi navigare sino al luogo dell'Inyum Vitae o visitare Indian Key, dove la natura e la storia viaggiano insieme. Gamberi freschi vengono serviti su grandi pietre in un insieme d'arte e ispirazione. Marathon, nel cuore delle Florida Keys, è una terra di leggende dove una volta vagabondavano i pirati, dove l'immersione è trasparente ed invitante ed i primati di pesca vengono celebrati e ogni volta superati, dove navigare è anche un modo di vivere. Troverai luoghi dove potrai nuotare con i delfini e potrai imparare sull'ecologia del luogo grazie al museum. La nuova strada Seven Mile Bridge viaggia parallela alla vecchia storica Old Bridge, che venne utilizzata dalla compagnia ferroviaria di Henry Flagler sulla via per Key West. E su Pigeon Key potrai vedere le vecchie abitazioni dove vivevano gli operai della ferrovia. Come noterai, Marathon è nel centro delle Keys e non di meno si trova a metà della strada. Benvenuti nel luogo della tranquillità. Se Big Pine Key e Lower Keys non ti coinvolgono, puoi anche prendere in considerazione un aiuto professionale. Qui puoi immergerti nell'incredibile barriera corallina di Luke Key o nel relitto di Adolphus Bush. Indossa gli scarponi e vai in escursione nel grande rifugio naturale di White Heron oppure nel rifugio del cervo di Key Deer. Esplora in kayak le bellezze naturali della Watson's Hammock e campeggia sotto le stelle del parco statale di Bahia Honda. Se veramente vuoi evadere, Big Pine Key e Lower Keys sono il tuo luogo perfetto. Non esiste al mondo un posto come Key West. È una città isolana, di case vittoriane, ornamentali conchiglie e palazzi segnalati come monumento nazionale. Puoi immergerti nella storia con una scelta di musei e riferimenti storici. O puoi, più semplicemente, immergerti nelle acque scintillanti degli offshore d'altura.
molti personaggi leggendari si sono goduti la vita a Key West, come lo scrittore Tennessee Williams, oppure John Audubon, che venne per cacciare e divenne uno dei più grandi protezionisti della terra. Ma senza ombra di dubbio, Ernest Hemingway è stato il più famoso residente di Key West. Papa, viveva, lavorava e per la maggior parte del tempo scriveva. Key West non è una grande metropoli, così la puoi girare tranquillamente, senza fretta e senza alcuna pressione. A Key West ci sono vari teatri oltre a presentare un proprio festival teatrale. Magnifiche orchestre sinfoniche, una grande varietà di gallerie d'arte presentano artisti locali unici. E scoprirai presto che l'artista a Key West si presenta in varie forme. Ricorda che la tua visita a Key West non sarà completa senza una visita alla storica comunità di Bahama Village ed immergersi nella vita notturna della famosa Duval Street. E non perdere il tramonto di Mallory Square, un suggestivo spettacolo che succede solamente nella città dove la libertà di espressione è perfetta, Key West. Oh, let me stay. Just one more day. By the deep blue sea. Another day in the Keys. Just you and me. Where I wanna be. Wild and free. In the Florida Keys. Florida Keys e Key West. Vieni come sei.